one, two, hello, hello. Chicken one and two, hello, hello. Chicken, chicken one, two, hello, hello. Chicken one and two, hello, hello. Chi la dura la vince. Continua a bussare alla porta a quest'ora. Oh. Ah, questo è Ciccio Porcello che reclama la sua pappa. Arrivo! Mi dispiace, Ciccio Porcello. Ma dove è andato? Che strano, non può essere sparito così. Ciccio Porcello, c'è la tua pappa! Possiamo andare, Svampi? Io sono pronto! Svampi, Svampi, Svampi! Questa è la stagione Upi-Upi! Che strane macchine all'ingresso della stazione! Non le avevo mai viste prima d'oggi! Ci vogliamo provare? Sì! Andiamo! Io non ce la faccio, Svampi, e tu? Io sono riuscito a infilare soltanto la punta del piede. Ehi, che cosa state cercando di fare? Ecco, adesso ho capito. È evidente che l'entrata non è quella. Ah, per questo è così piccola. Forse bisogna metterci dentro i soldi. È proprio uno strano aggeggio. Niente da fare, c'è qualcosa che non va. Vuoi che provi con una monetina, papà? Ah, lì va inserito il biglietto! Ah, allora funziona così in questa macchina! Guarda un po', chi l'avrebbe mai immaginato? Ora non mi disco il biglietto con la saliva, così non passerà meglio! Io invece lo metto così! Che cosa c'è? Perché piangi? L'ha bucato! L'ha rimesso e l'ha fatto tutto a pezzettini. E infine è uscito un foglietto con scritto biglietto non valido. Non riusciremo mai a salire sul treno. Mi sembra di vivere un incubo. Sbrigatevi, c'è gente che aspetta. Chi la dura la vince, figliolo, coraggio! No! Non riesco ancora a crederci, papà! Ce l'abbiamo fatta, figliolo, che ti avevo detto! Per ora! Bambi, hai vinto la tua battaglia! La Terra è rotonda. Senti, papà. Sì?
Mi sai dire perché la Terra è rotonda? Cosa? Perché è rotonda? È rotonda la Terra? Sì, ce l'ha detto la maestra. Allora dobbiamo stare attenti a non farla rotolare via. Certo! Papi! Senti, papà! Che cosa c'è, figliolo? Adesso noi stiamo... Sì, Svampi? Stiamo salvando la Terra, non è vero? Certo, figliolo, è proprio come dici tu. Allora noi due siamo... Che cosa? Siamo degli eroi! Senti, papà. Che cosa c'è? Sono stanco di tenere ferma la Terra con le mani. Lo sono anch'io, figliolo. Pensi che la Terra rotoli via se ci riposiamo un po'? Non credo, d'altronde non possiamo fare tutto noi. Papà, sono contento di aver salvato la Terra. Anch'io. L'astuzia della mamma. Accidenti, c'è una tonnellata di immondizia da buttare. Il cassonetto è troppo lontano da casa. Non ce la faccio a portarla fin laggiù. Porterà solo un sacco, sono troppo stanca. Arriva il camion dell'immondizia. Sì, lo so, l'ho visto. Non dobbiamo portare l'immondizia laggiù. Non è necessario. Sta andando via. Sì, lo vedo. Tanto vincerò io. La regola è semplice: chi farà la creazione più divertente con gli ingredienti che indicherò vincerà. Vincerò io, sono imbattibile in queste gare. Ed ecco gli ingredienti che useremo. Al lavoro, amici, e finché il migliore. Fronte rugosa. Niente male, mascherino. Ma senti alla Elvis, è piuttosto comune. Il prossimo. Il prossimo! Pianto pietrificato! Questa sì che è una bella trovata, amici! Non è facile così! Su due piedi, trave interdentale! Il nonno è geniale come sempre! E adesso, cari amici, vediamo cosa ci propone l'ultimo concorrente! Forza, Svampi! Era proprio buona! Si chiama? Che cosa? Quello che hai fatto, la tua creazione. Che c'è, non lo sai? Nessuna idea. Esatto. Dichiaro vincitore Svampi con la sua creazione mistero. Sono felice di aver vinto. Perché ho vinto io! Evviva Svampi! Come essere un vero uomo. Svampi, 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 Svampi! Oggi è proprio una splendida giornata e la cosa migliore da fare è incominciarla alla grande. Siete d'accordo anche voi, eh? Ah, sì, incominciarla alla grande! Cos'hai, Brum Brum? Perché non giochi con noi? Perché fate giochi stupidi da lattanti! Ah, non vorreste essere anche voi dei veri magi come me? Ah! Mi piacerebbe! Anche a me! Allora? Sì! Bene, fatemi vedere cosa sapete fare! Siete proprio senza speranza! Papi! Ero sicuro!
sicuro che vi sareste comportati in questo modo, ma siccome sono vostro amico, vi insegnerò a diventare dei veri uomini, d'accordo? Solamente con la forza di volontà l'uomo diventa grande. Ah! Va bene. Ora ripeti mentalmente: sono forte, sono grande. Chi gioca con me? Chi gioca con me? Ho paura che Mascherino mi abbia frainteso. Io parlavo di grandezza interiore, di autostima. Non gli ho mai detto che doveva diventare Hulk. Tra un po' diventerà anche verde, vedrai. Tocca a te, Svampi. Un'espressione più decisa. Va bene. Un'espressione decisa non vuol dire fare le smorfie. Se ti concentri ci riesci. No, così è spaventosa. Non vedi che mi sta tremando anche il maglione? Allora, che cosa devo fare? Vuoi che provi un'altra volta? No, lascia perdere, basta così. Non si può pretendere molto da due teste di rapa come voi due. Oh, ho capito, sono un disastro, vero? Ai! Che cosa ti succede adesso? Mi è entrato un granello di polvere nell'occhio. È perfetta, è così che devi fare, è l'espressione giusta. Il granello se n'è andato. Molto bene, comunque adesso sapete qual è l'espressione giusta. Papi! Ora vi insegno come dovete camminare da veri maci. Spalle dritte, gambe divaricate, dondolate sulle ginocchia e andate avanti così. Dolandolo! Ti ho detto di camminare, Svampi, non ti ho detto di saltare. Guarda come faccio io e impara a comportarti da uomo. Dolandolo! Siete due buoni a nulla, non capite niente. Papi! Cascasse il mondo, devo spuntarla con questi due. Oh, sta arrivando la persona giusta, Mascherino. È il momento di entrare in azione, vai! Dovevi affrontarlo, non evitarlo. Forza, Svampi, tocca a te, vai e fagli vedere chi sei. Un attimo, prendo un granello di polvere. No! Bravissimo, stai andando alla grande, Svampi. Che cosa c'è? Non potrei riavere la mia faccia originale. Non dire sciocchezze, Svampi. Pensa a quanto potrebbe essere diversa la tua vita se tu avessi questa faccia. Pensa alle gite scolastiche. Pensa alla consegna dei diplomi. Pensa al giorno del tuo matrimonio. E se diventerai un eroe, avrai una statua con questa faccia. Che cosa devo fare, Brum Brum? Ah, no, stai lontano da me. Con quella faccia non avrai di che preoccuparti. Allontana, ti ho detto. Il granello se n'è andato. No. Sì. No. Ora sembri un giocattolo rotto. Ah, credo proprio che queste cose siano premature per voi due. Niente paura, amici. C'è un altro modo per verificare se siete coraggiosi. Guardate com'è facile cambiare il voto di questo test. Ragazzi, ecco il trucco. Il vero coraggio consiste nel riuscire ad ingannare mamma e papà quando si prende un brutto voto. Bru, come hai potuto fare una cosa del genere? Scusa, papà. Te lo prometto, non lo faccio più. Ci voglio provare anch'io. Credo che questo sia sufficiente. Ma come? 30.000 punti? Aspetta, Svampi, non farlo! È pericoloso! Mamma, papà! Fuori dalla mia proprietà, intrusi! Nessuno ha mai preso un voto così alto, figliolo. Ho messo il tuo test in cornice, figliolo, in cornice. Sapevo che eri un genio. Proprio Svampi. Svampi ha preso il raffreddore. Salve, sono Svampi. Ciao Svampi, sei venuto a trovarmi per vedere come sto? Cosa? Ciao Svampi, sei venuto a trovarmi per vedere come sto? Come? Ciao Svampi, sei venuto a trovarmi per vedere come sto? Ciao Svampi, sei venuto a trovarmi per vedere come sto? Cos'hai, Luccichina? Hai preso l'influenza? Stai bene, Luccichina? Come posso stare bene se ho il raffreddore? Svampi! Il raffreddore sarà contagioso. Accidenti, ho preso il raffreddore. Ah, hai anche la febbre.
cosa possiamo fare? Abbassare la febbre. Se il tuo corpo è freddo, scenderà anche la temperatura. È vero, papà, sei così intelligente. Cosa? Non è possibile! La temperatura è salita ancora! Ho freddo, papà! Ho freddo! Perché ho la febbre alta se ho freddo? Perché fa parte di quelle cose che non seguono la logica! Non mi interessa se è logico o no! Io ho tanto freddo, papà! Svampi, 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 svampi! Ciao, Svampi! Come va? Perché cammini così piano? Vado dal dottore perché ho il raffreddore! Davvero? Guarisci presto! Grazie! Che ti succede? Mi gocciola di nuovo il naso! Ora ci penso io! Ce l'ho fatta! Non gocciola più! Non è vero! Ricomincia! Vieni! Ti porto io dal dottore! Con quel raffreddore ci appesterai tutti! Papi! Mi sento la testa così pesante. Che cosa c'è? Quel signore ha detto che la sua testa pesa quasi 300 kg. Ti prego, signore, aiuta quel signore a non cadere. Chi è Svampi? Sono io, ma non so niente. Ma se non ti ha chiesto niente! Bene, quali sintomi hai? Non ne ho neanche uno, dottore. Cosa? Mi dispiace veramente, ma non ho proprio nessun santino, dottore. Ho detto sintomo, non santino! Papi! Va bene, adesso ti faccio alcune domande. Dove hai la testa? Eccola! E il collo? Qui! E il petto? Eccolo! E lo stomaco? Qui! Fai la bella statuina! Allora, Svampi, che ti ha detto? Mi ha consigliato soltanto di andare da un altro dottore! Davvero? Allora ci vuole uno specialista! Dottor di tutto un po'? Non ne ho idea. Nessuna speranza. Ultima spiaggia! Ecco lo specialista! Ah, avanti! Scommetto che tu sei Svampi, giusto? Sì! Bene, adesso provo a metterti in questa posizione. Certo! Ah, sei molto bravo! E adesso provo quest'altra. Va bene! Ora questa e questa e questa! Fantastica! Erano anni che non incontravo un campione come te! Congratulazioni! Sarà campione, ma è raffreddore! Ecco la sua cartella clinica! Cosa? Il passerotto vicino alla scuola? No, questa era un'altra storia! Il passerotto vicino alla scuola cantava ogni mattina e tutti deliziava con il suo cinguettio! Simpatico questo specialista! Svampi, 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 svamp